Nello scenario del Palapozzillo di Sala Consilina, ieri sera lo sport della città capofila del Vallo di Diano è sceso nuovamente in campo per la solidarietà. Nelle vesti dell'appunto del Sala Consilina, dello Sporting Sala Consilina di calcio a 5 e della SD Valdiano Pallacanestro. Tre squadre, giovani volti dal grande cuore, impegnate a portare in campo un messaggio di solidarietà per sensibilizzare i cittadini salesi verso i meno fortunati. Un messaggio a onor del vero che purtroppo a fine serata non ha portato i frutti sperati in termini di ricavato, malgrado la colletta del palazzetto avviata dal sindaco Gaetano Ferrari e dal presidente del Ruggiero Valdiano Valentino Di Brizzi, nonché dalle offerte provenienti dalla BCC Montepruno di Roscigno e dall'Auto Diana. Ci si è dovuti meravigliare quindi sulla scarsità dei contributi offerti dal pubblico presente sugli spalti in quella che voleva essere una serata di solidarietà e beneficenza per i bambini del terzo mondo. Tuttavia lo sport e il divertimento l'hanno fatta da padrone, i ragazzi dello Sporting Sala Consilina, quelli della Valdiano Pallacanestro e le ragazze dell'Appunto Hotel, seguiti tutti dai rispettivi allenatori, non si sono risparmiati, offrendo il loro impegno e la loro simpatia in un triangolare diventato spettacolo, in cui gli atleti si sono alternati nelle varie prove di pallavolo, pallacanestro e calcio a 5, simpaticamente commentati da Carmine Marino e Nicola Dararla. Alla fine la cronaca della serata ha visto le ragazze dell'Appunto Hotel avere la meglio simpaticamente sulle formazioni maschili e si è rimandato all'anno prossimo un appuntamento che di sicuro diventerà una simpatica tradizione.